Siamo al centro di Roma, Villa Borghese, in un teatro che è la ricostruzione esatta di un teatro elisabettiano, dove lei apre la stagione come regista di Romeo e Giulietta di Shakespeare. L'operazione è chiara e certamente apprezzabile, ma il rapporto tra luoghi e opere, a giudicare da quel che succede in Italia, non è affatto così chiaro né tantomeno apprezzabile. Un tempo, mi ricordo, al Brancaccio, prima che lo prendessi io, facevano venire John Cage. Al Brancaccio, cioè all'interno del fatto culturale generale, bisogna pure stabilire che ogni luogo deve avere una sua parte target, ma proprio una finalità, un approccio praticamente. Insomma. È chiaro, il Brancaccio non può essere trattato come il Globe, è un'altra faccenda. Già Brancaccio si fa le cose popolaresche, sì. E qua si cerca di fare un teatro, a mio avviso, che io definisco di tradizione. Però teatro tradizionale, per esempio, ha assunto un altro significato. Tradizionale significa che è commerciale, popolare. Allora bisogna rimettersi d'accordo sulle parole. Popolare ha significato tutto da 40 anni a sta parte. Quindi anche su cultura, che vuol dire cultura della conoscenza. Io non so, prima dicevo, non so più, non conosco più bene la mia città, non la conosco più bene perché si è dilatata a tal punto, e mi sembra che sia necessario come operazione culturale, che si conosca. Perché è uniforme che sta diventando un deforme di fatto, no? Non lo so, adesso queste sono, per carità, definizioni. Cioè, nel senso che non ha più un legame culturale. Ma non è che ce l'avevo. Io vengo dalla periferia romana, ma era una periferia diversa da ragazzo. Non è che ci preoccupassimo di avere un legame culturale con altra periferia, non era questo. Però dal punto di vista delle istituzioni che vogliono sostenere un'attività che riguarda la cultura, la conoscenza. Cominciamo con rispetto. La cultura degli rapporti interpersonali. Poi dopo parliamo di arte, parliamo anche, per carità, di Kafka, del postmoderno, dell'interpretazione storica, di tutto quello che si vuole. Però intanto diciamo a chi lo diciamo questo, a chi ci rivolgiamo, che tipo di cultura media appunto c'è, di informazione media. E come diceva appunto giustamente anche Lamarchini, è da ragazzini che bisogna cominciare, dalle famiglie, dalla scuola. Termine veramente complesso perché è stato un po' abbandonato negli ultimi. Senti, a questo proposito, rispetto proprio alla cultura anche italiana in genere, che cosa ne pensi del fatto che intere università come il Politecnico di Milano decidono di non insegnare più in lingua italiana ma unicamente in lingua inglese, e da lì escono disegnatori, architetti e ingegneri, ad esempio? Cosa sta succedendo a questo paese? Io questo non lo sapevo nemmeno, lo sento adesso, non ero stato informato, mi sembra assurdo, io manterrò assolutamente la nostra lingua nazionale, come del resto mantenere vivaci assolutamente i dialetti. Hanno perso il ricorso al TAR di alcuni docenti, adesso addirittura invece il rettore Azzone ricorre al Consiglio di Stato perché vuole assolutamente avere, come dire, la licenza di uccidere la lingua italiana nella propria università e insegnare unicamente in lingua inglese. Ma non capisco la finalità di questa cosa qua. Dovremmo poi parlare in inglese nella vita, non ho capito che significa. All'improvviso a Tormarancio devono parlare in inglese, ma perché? Sì.